Cause della prima guerra mondiale, terza puntata, perché la mondializzazione, cioè perché un conflitto, una guerra che poteva essere locale, balcanica, un'ennesima guerra balcanica, anche no, eventualmente tra l'impero austro-ungarico e l'impero russo, diventa invece una guerra mondiale. Avevamo già cominciato ad affrontare questo problema la volta scorsa, quindi riparto, no? Avevamo già detto che dovevamo risalire alla seconda delle cause politiche internazionali multilaterali, ovvero al conflitto per l'egemonia europea mondiale tra le due massime potenze europee dell'inizio Novecento, fine Ottocento, inizio Novecento, cioè lo United Kingdom e il Secondo Reich tedesco. In particolare, questo conflitto si era scatenato e ed era diventato sempre più, in un certo senso, duro, feroce, perché la Germania ormai a livello industriale aveva superato la potenza inglese, la potenza britannica, benché appunto avevamo detto, benché il Regno Unito, l'economia britannica mantenga un primato complessivo grazie al settore finanziario, cioè grazie alle ricchezze accumulate in secoli di colonialismo e imperialismo, ma anche con i grandiosi profitti della prima rivoluzione industriale inglese già alla fine del Settecento, quando l'Inghilterra per molti anni non ebbe alcuna concorrenza a livello industriale o comunque dei concorrenti non assolutamente non temibili, dei concorrenti relativi. Dunque, i britannici temono di essere raggiunti e superati a livello economico dalla Germania, ma no, quello che in parte può valere oggi, si può pensare oggi per la Cina, si sa che quando uno Stato diventa economicamente più forte, può trasformare la sua potenza economica in potenza militare, no, e dunque da questo punto di vista, la classe, o almeno una buona parte della classe dirigente, ma anche della classe dominante, cioè sia dei politici, sia dei grandi imprenditori industriali, commerciali, finanziari, no, delle grandi banche, della City, di Londra, appunto, una buona parte temeva che il Secondo Reich diventasse una potenza militare uguale, ma addirittura anche sempre superiore a quella rispetto a quella inglese. Tutto questo ricordiamoci perché anche sulla base del fatto che in questi anni, negli anni, no, dell'imperialismo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, c'è una corsa al riarmo continua, sempre più intensa, da parte di tutte le grandi potenze europee, e poi in particolare nei primi anni dell'Ottocento, anzi, scusate, dell'Ottocento, del Novecento, già negli anni 10 del Novecento, la Germania aveva dato il via, stava realizzando un programma di espansione e ampliamento della flotta militare, e siccome l'arma fondamentale dello UK era la flotta, no, diciamo così, la superiorità appunto dello UK a livello mondiale era basata fondamentalmente sulla superiorità della sua marina militare. Ovviamente questo a maggior ragione questo induceva classe dirigente,
gran parte della classe dirigente, della classe dominante britannica a temere il sorpasso militare della Germania del Secondo Reich. Allora, cosa ne consegue? Ne consegue che si attua una sempre maggiore polarizzazione tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, una sempre maggiore polarizzazione delle relazioni diplomatiche internazionali, in particolare a livello di sistemi di alleanze. Detto con parole più umane, anche se il concetto di polarizzazione dovreste conoscerlo, a parte che l'abbiamo già usato, ma lo conoscete sicuramente anche nell'ambito della fisica, delle scienze naturali, ma comunque, diciamo, mentre vi erano precedentemente, vi erano alleanze sparse, no, bilaterali, in ordine sparso, vengono a formarsi all'inizio del Novecento due maggiori, quantomeno, sistemi di alleanze tendenzialmente antitetici sistemi, volendo anche le alleanze. Quali? Beh, uno lo conosciamo già, no? La triplice alleanza, nata nel 1882, un'alleanza, però attenzione, ricordiamoci, un'alleanza unicamente difensiva, quindi in cui i tre stati, Regno d'Italia, Secondo Reich tedesco, Impero Austro-Ungarico, si impegnavano reciprocamente a intervenire a fianco degli altri nel caso in cui fossero, e solo nel caso in cui fossero stati attaccati, oltretutto da due altre potenze contemporaneamente. Ma va bene, questo poi è secondario. La triplice alleanza fu rinnovata, no? E quindi era pienamente in vigore nel 1914, con delle clausole aggiuntive. Nei vari rinnovi che c'erano stati, il Regno d'Italia era riuscito in particolare a far aggiungere al trattato di alleanza una clausola ulteriore che impegnava l'impero austro-ungarico a consultare il Regno d'Italia prima di qualsiasi ulteriore espansione nella penisola balcanica. Ovviamente questa clausola non era stata rispettata, secondo il governo italiano, questa clausola non era stata rispettata quando l'Austria si era annessa la Bosnia Erzegovina. Ok, comunque, quindi da un lato la triplice alleanza che già conoscevamo, che in realtà inizialmente nel 1882 non era un polo, no, contrapposto a un altro polo, perché non c'era nessun altro polo, no, e quindi non c'era un bipolarismo, ma successivamente invece emerge un altro polo e quindi abbiamo una situazione di polarizzazione, no? Bipolarizzazione. Qual è l'altro polo? Allora, già alla fine dell'Ottocento la Repubblica Francese aveva stipulato un'alleanza difensiva antitedesca con l'impero russo, no? Quindi il diavolo e l'acqua santa, per certi versi, dal punto di vista ideologico, no? La Repubblica Francese anti-assolutista, appunto repubblicana, laica,
laica, invece l'impero russo assolutista, no, appunto, no, antidemocratico, antiliberale, religioso, no, uno stato confessionale ancora basato sulla Chiesa ortodossa come pilastro dello Stato, ok, e però no, si alleano perché hanno paura della crescita della potenza tedesca, quindi hanno paura in particolare chiaramente è la Francia che, come sappiamo, da un lato nutre desideri di rivalsa, di revanche per lavare l'onta subita nel 1871, quando Guglielmo I era stato proclamato imperatore nella famosa sala degli specchi della Reggia di Versailles. Allora, da un lato la Francia aveva questa brama di rivalsa, ma al tempo stesso temeva l'eccessiva potenza, capiva che da sola rischiava grosso, quindi cerca e riesce ad ottenere l'alleanza con l'impero russo. Pensate che l'imperatore russo, che poi Nicola II diventerà Nicola II, era il cugino di primo grado di Guglielmo II, cioè dell'imperatore tedesco, e tutti e due erano cugini di primo grado del Regno Unito, Giorgio V, perché erano tutti nipoti della famosa regina Vittoria, no, e si davano del tu e si chiamavano con dei nomignoli, Willy, Nicky, invece Giorgi, no, Giorgi, ciao Giorgi, come stai? Dove sei andato ieri? Ok, adesso questo per farvi capire poi anche questo aspetto un po' da gossip, ma anche tragicamente, no, ironico, grottesco. Allora, dicevamo che benché fossero cugini di primo grado, in realtà, forse anzi proprio per questo, Guglielmo II non si preoccupa di non mantenere quell'alleanza, quel patto d'alleanza con l'impero russo che Bismarck aveva sempre voluto mantenere a tutti i costi. Quando Guglielmo II sale al trono del Secondo Reich e licenzia Bismarck, no, abbandona la sua prudente azione diplomatica e lascia andare l'impero russo. No, l'impero russo a quel punto per un po' rimane da solo senza alleanze, ma quando a sua volta capisce che la Germania si stava potenziando sempre di più, ha paura e quindi accetta l'alleanza con quella Repubblica Francese che l'aveva invasa ai tempi di Napoleone, con quella Francia, no? Vi ricordate che l'aveva invasa la famosa spedizione di Russia, ma con la quale ce l'aveva per motivi ovviamente di totale antitesi ideologica. Ok, dunque la Francia promuove e riesce a ottenere un'alleanza con l'impero russo. Attenzione, a questo punto la Germania, in particolare lo stato maggiore dell'esercito tedesco, ha paura perché si trova circondata, si trova tra due fuochi, è una situazione, no, dal punto di vista bellico, assolutamente perdente, nel senso che nella tradizione militare, se sei preso tra due fuochi, non puoi fare niente, sei sconfitto, sei destinato alla rovina. E allora comincia a mettere a punto un piano strategico
per comunque riuscire non solo a difendersi, ma addirittura a vincere, anche nel caso di attacco contemporaneo sia da parte dell'esercito francese sia da parte dell'esercito russo. No. Ma attenzione, questo piano, che poi negli anni viene perfezionato in modo minuzioso, cioè con il cronometro, adesso vi spiego perché. La conoscete? Faccio una digressione che apparentemente non c'entra niente, ma effettivamente poi vedrete che non c'entra niente. La conoscete la storia degli Orazzi e dei Curiazzi? Lo scontro tra Orazzi e Curiazzi? Alla fine i Curiazzi uccidono i due degli Orazzi, rimane un solo Orazio, quello di Topolino, quello di Walt Disney, no, scherzo, rimane un Orazio, si trova di fronte a tre, no, e come fa a cavarsela? Pensa, se io li affronto tutti insieme sono morto, se li affronto uno alla volta ce la posso fare. Ma allora come posso fare a affrontarli uno alla volta? Correndo, facendo finta di scappare. Quindi si mette a correre, gli altri lo inseguono e lo raggiungono uno alla volta. Quindi quando arriva il primo lui si ferma e lo uccide. Arriva il secondo, lui si ferma e lo uccide. Arriva il terzo, lui si ferma e lo uccide. E vince. Allora, avete capito che non c'entra niente con quello che vi stavo dicendo prima? O sì? Vediamo chi mi aiuta, chi mi difende. Cosa c'entra con quello che dicevamo prima? Probabilmente la Germania ha pensato di attaccare prima, non so, la Francia e poi la Russia. Bravissimo. Questo era il fondamento del piano cosiddetto chiamato von Schlieffen, dal suo principale autore, Schlieffen, un grande generale tedesco, von Schlieffen. Allora, questo piano prevedeva contando sulla lentezza della mobilitazione dell'esercito russo. Si sapeva, bisogna fare una piccola premessa, non si può entrare in guerra dall'oggi al domani, nel caso degli eserciti delle potenze europee all'inizio del Novecento. Perché? Perché erano eserciti di leva, erano eserciti di massa, quindi per costituire l'esercito bisognava richiamare dalle case di tutto il territorio nazionale dei diversi stati, no? Milioni di persone. Non potevi fare la guerra semplicemente con coloro che stavano facendo il servizio militare, ok? In quel momento. Allora, quindi questo si chiama mobilitazione generale. Si sapeva per le esperienze belliche precedenti, no, i generali tedeschi sapevano che l'esercito russo, a causa anche della vastità del territorio russo, ci metteva molto tempo, no, a mobilitarsi, a radunarsi, a organizzarsi, no, capite? Cioè dovevano venire, no, tutti i russi dalla Siberia, dalla Crimea, non è che già la Russia aveva un po' di ferrovie, ma non era proprio al massimo, a parte le distanze enormi. Quindi i generali tedeschi partono dal fatto che l'impero russo ci metterà un po' a rendere l'esercito attivo. Dunque, noi dobbiamo sfruttare la lentezza
della mobilitazione russa per scatenare un'offensiva totale sul fronte occidentale contro i francesi. Quindi tutto il grosso dell'esercito viene mandato contro la Francia, guerra lampo, come era già successo nel 1870-71 nella guerra franco-prussiana, guerra lampo sconfitta in poco tempo dell'esercito francese. A quel punto l'esercito viene spostato completamente sul fronte orientale per sgominare l'impero russo, evitando appunto di dover combattere contemporaneamente sul fronte occidentale e sul fronte orientale, cioè evitando di essere presi tra due fuochi. Tutto questo si basava, vi dicevo, sul cronometro, cioè i generali tedeschi avevano proprio calcolato i tempi, devono essere tempi rapidissimi, doveva essere una mobilitazione rapidissima utilizzando più di 10.000 treni, quindi per spostare appunto i tedeschi dalle loro abitazioni a dove dovevano confluire, essere vestiti, equipaggiati, armati, istruiti, compattati, no? E organizzati appunto nei vari reggimenti, reparti, e poi partire all'attacco. Ma c'era un punto veramente che poi è stato cruciale per poter veramente scatenare l'offensiva contro la Francia nel minor tempo possibile, nel modo quindi più rapido ma anche più efficace, per poter colpire di più nello stesso momento. Erano arrivati alla conclusione che dovevano passare attraverso il Belgio, attraverso il Regno del Belgio. Il Regno del Belgio era uno stato neutro, neutrale, no? La sua neutralità era stata garantita in vari congressi da parte delle grandi potenze, in particolare era garantita dallo UK, perché lo UK aveva dei rapporti commerciali con il Belgio molto importanti, perché i porti del Belgio servivano alle navi inglesi per arrivare in Europa, per approdare in Europa, e quindi, no, e quindi il Belgio era protetto dallo UK. Ok, quindi adesso vi ho detto, vi ho fatto capire appunto, da un lato, ho cercato almeno di farvi capire che da un lato i tedeschi, in seguito all'alleanza tra Francia e Russia, da un lato temono di essere schiacciati nella tenaglia, ma dall'altro, proprio perché hanno questa paura o questa fobia, organizzano un piano militare unico, senza, non c'era un piano B, un piano militare che lo potrete capire voi stessi, nel momento in cui fosse scattato avrebbe per forza provocato l'intervento dello UK, che però quantomeno Guglielmo II e i politici, i governi, i politici di Guglielmo II non avrebbero voluto, no, non avrebbero voluto, perché comunque era ancora la massima potenza militare. Eppure, ok, cosa succede? Cosa succede? Succede che poi la Francia, per sentirsi ancora più sicura, cerca un'intesa con lo UK. E nel 1904 c'è un patto di amicizia, non una vera e propria alleanza, viene chiamata intesa. Lo UK non si impegna in nessun modo,
si tiene le mani completamente slegate. Però, Francia e Inghilterra si dichiarano reciprocamente amici, solidali, si impegnano a sostenersi diplomaticamente a vicenda. Nel frattempo, questo i politici, nel frattempo i vertici militari cominciano invece ad accordarsi per un'eventuale guerra comune contro la Germania. Nel 1907, tre anni dopo, sempre per iniziativa della Francia, che ovviamente è quella più interessata, l'intesa viene allargata anche all'impero russo. Quindi c'è una grande intesa tra Francia, UK, tra Repubblica Francese, Regno Unito e Impero Russo. Attenzione anche in questo caso, non è un trattato di alleanza, però è sempre un impegno reciproco a sostenersi diplomaticamente, a sostenersi in eventuali conflitti internazionali. Chiaramente lo UK mantiene sempre la sua formale situazione di isolamento, superiorità, io non mi leggo le mani, non ne voglio sapere dei vostri affari, però è già un passo avanti verso l'uscita dall'isolamento, no, dallo splendido isolamento. Cioè, prima, alla fine dell'Ottocento, non se ne parlava neanche, no, quindi a questo punto possiamo dire che si può dire, ma è stata la Francia è stata la Francia, ma perché sa che il Regno Unito è la massima potenza e sa che il Regno Unito è in competizione con la Germania, quindi fa leva sulla competizione tra Gran Bretagna e Germania, e quindi questa competizione fa sì che si formino, come abbiamo visto, due poli, due alleanze o semi-alleanze, perché anche la triplice alleanza in realtà era una duplice alleanza e mezzo, perché la gamba dell'Italia era una mezza gamba, no? Lo sappiamo molto bene perché in realtà l'Italia era in conflitto con gli interessi di Stato, la ragion di Stato italiana era in conflitto con la ragion di Stato dell'impero austro-ungarico, quindi quella era un'alleanza zoppa, quindi due sistemi di alleanze, se vogliamo formalmente deboli, ma alla fine, ma comunque tali da generare una situazione di bipolarismo. Bene, adesso conclusione, se ci riesco. Così possiamo capire come mai allora, l'Austria, dopo l'attentato di Sarajevo, come vi ricorderete, l'Austria invia un ultimatum alla Serbia. La Serbia in realtà accetta quasi tutte le condizioni, ma non tutte. Quindi l'Austria dice: no, basta, non avete accettato l'ultimatum, quindi vi dichiaro guerra. La Serbia naturalmente si era già consultata con l'imperatore russo Nicola II, che li aveva rassicurato i governanti, il re serbo, i governanti serbi: state tranquilli che se l'Austria vi attacca noi vi difendiamo. E a quel punto l'Austria, come sappiamo, dichiara guerra il 28 luglio, dichiara guerra al Regno di Serbia. L'impero russo mobilita l'esercito completamente, non soltanto sul fronte balcanico. Allora la Germania chiede all'impero russo di non mobilitare, o quantomeno di ritirare la mobilitazione generale, quella che poteva preludere a un attacco russo
sul fronte tedesco, perché il confine del Secondo Reich era lo stesso confine, no, dell'impero russo, cioè confinavano direttamente. Dove finiva il Secondo Reich iniziava l'impero russo. Quindi in realtà l'impero russo, perché mobilita tutto, perché sapeva che la Germania era alleata all'Austria, quindi diceva: sicuramente la Germania interviene, quindi io mi devo difendere. La Germania invece a sua volta, no, ragiona: tu adesso fai la mobilitazione generale, quindi ci vuoi attaccare, dunque io ti mando un ultimatum, non devi fare la mobilitazione generale. L'impero russo risponde: no, noi facciamo la mobilitazione generale perché altrimenti voi ci attaccate. E quindi a quel punto la Germania dichiara guerra alla Russia, ma siccome sapeva che la Russia era alleata con la Francia, manda un ultimatum alla Francia intimandole di non mobilitare l'esercito. La Francia respinge l'ultimatum e quindi la Germania dichiara guerra alla Francia. Infine invade il Belgio e quindi lo UK dichiara guerra alla Germania. Scusi, ma la Germania non era un po' stupida? Erano tutti stupidi. Uno più stupido dell'altro. E poi l'hanno riconosciuto loro stessi, l'hanno ammesso loro stessi. Qualcuno l'aveva anche previsto, ma ne parliamo la prossima volta. Comunque, il patatrac, la frittata è fatta. Grazie a voi, buon sabato del villaggio. Oh, finalmente ce la godiamo. Ciao ciao, andiamo a godercela.